Amici del Miraggio New York, il vostro Piero vi porta a vedere Ellis Island, il museo dell'immigrazione di New York. Andiamo assieme. Con lo stesso biglietto con cui andate sulla Statua della Libertà, dopo prendete il traghetto, vi fermate in questa Ellis Island. Questi sono i bagagli con cui gli emigranti arrivavano a New York. Lì potete vedere le foto. Oltre 12 milioni di persone e migranti sono venuti qui dal 1892 fino al 1954, un numero molto elevato. Vedete qua, questa è una stanza in cui venivano depositati i bagagli prima che passassero le ispezioni migratorie. Questa è la famosa registry room, qua con punte di 5.000 persone al giorno venivano gli emigranti a registrarsi per poter entrare negli Stati Uniti. È incredibile pensare come in effetti quasi sicuramente qualche vostro parente sia stato qui, qualche vostro antenato sia passato attraverso Ellis Island, qualcuno sicuramente della vostra famiglia è emigrato negli Stati Uniti e molto probabilmente è passato da questa sala. Questi sono i registri, la lista dei passeggeri. Ancora bagagli, amici. Guardate la foto delle persone che aspettano e che vanno attraverso il processo immigratorio a Ellis Island. Come funzionava? Arrivavate a New York, andavate a Ellis Island, la prima cosa l'ispezione medica. Se andava bene, se andava male, continuavano a ispezionarvi fino a che non finivate in ospedale. Se andava bene, se dopo l'ospedale comunque non andate, non stavate bene, vi facevano ritornare dal paese in cui eravate arrivati. Dopo l'ispezione medica arrivava l'ispezione legale. Vi facevano delle domande per vedere se eravate criminali, avete problemi. Potevate anche alla fine appellare, anche in questo caso se le cose andavano male venivate esclusi e se invece andavano bene eravate americani, welcome in America. Eccoli qua amici. Oltre foto che potete osservare, le liste dei passeggeri. Questa è la hearing room, una stanza dove venivano esaminati i casi legalmente, i casi più difficili. Queste erano alcune delle domande, puoi leggere o scrivere? Sei un anarchico, hai un lavoro? Vediamo che c'è qui. Puoi supportare la tua famiglia? Sei un discendente asiatico? Hai un biglietto da $50 e un ticket del treno con te? Hai mai commesso un crimine? Hai meno di 16 anni? Sei una donna sola? Tu parli o canti da solo? Bah, forse pensavo uno fosse pazzo. Sei mai stato ultimamente malato? Vivi col tuo ragazzo o la ragazza? Tu vuoi uno o più spose? Più di una sposa? Mi hanno rigettato. Con l'ispezione c'erano dei bar dove potevano mangiare, prendersi qualche snack e questa era la cassa dell'epoca. Quanto costava una limonata all'inizio del Novecento? 12 centesimi. Vedete l'ispezione con questi strumenti. C'era ovviamente l'ospedale qui su quest'isola. Alcuni ovviamente venivano detenuti. Non riuscivano ad entrare in maniera temporanea. Spesso sulle mura venivano scritte delle cose in tutte le lingue del mondo. Questa si chiama Annie Moore, è stata la prima emigrante a venire a passare attraverso Ellis Island il 1 gennaio 1892. Questa è la foto di un bambino italiano a Ellis Island nel 1926, magari ancora vivo. Questo è come appariva Ellis Island. Guardatelo anche dall'alto, la sala principale. Ho preso una sessione per vedere se ci sono degli emigranti qua a mio nome che sono venuti qua, negli Stati Uniti. Amici, vedo tutti coloro che sono arrivati che hanno il mio cognome. Incredibile quanta gente.
pensate, ho trovato praticamente l'ovo da Piaggine, era il paese di mio nonno, Petraia, l'ovino pure del Cilento. Guardate quanta gente dal Cilento italiano è emigrata, tutti i nostri antenati, amici, incredibile. Guardate amici, potete avere il certificato della vostra parente che cercavate. Mio nonno è nato nel 1909, veniva da Piaggine e questi sicuramente saranno cugini, parenti, incredibile. Quanti sono, eh? Uno non si rende conto. Petraglia Mario. Mio nonno si chiama Mario ma è nato nel 1909. Mamma mia, quanti sono, quanti Petraglia da Piaggine. Incredibile. Questi sembrano quasi tutti i miei antenati. Bellissimo. La ricerca è finita, vedete qua, famiglie intere che cercano i propri discendenti. Con la stessa barca ve ne tornate a New York. In pratica, con i biglietti che comprate da noi, oltre a visitare prima la Statua di Libertà, visitate anche Ellis Island e poi tornate a New York e vi mangiate un bel hamburger zupposo di patatine.